Perito provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione della prima edizione del Tetto Stellato organizzato dalla Proloco di Perito con il patrocinio del Comune. Evento fortemente voluto soprattutto dai giovanissimi della Proloco per ammirare l'immensità appunto del cielo, il tutto accompagnato da un ottimo bicchiere di vino e da un buon panino con la salsiccia locale. Siamo contenti di come è andata la serata. Questa sera era una prima prova di una manifestazione nuova qui a Perito, organizzata dalla Proloco con l'aiuto del Comune di Perito, e appunto per imparare quello che abbiamo, diciamo, sopra la testa. Quindi devo ringraziare Paolo che gentilmente ci ha fornito i suoi telescopi e grazie a lui abbiamo appunto visto e imparato cosa ci sta sopra la nostra testa. E noi cerchiamo di proporre qualcosa che possa essere sempre nuova, innanzitutto per stimolare anche i visitatori che poi ci raggiungono e ci onorano sempre della presenza, ad aprirsi a nuove manifestazioni, perché poi si corre il rischio di magari stancare con le solite manifestazioni. Quindi è giusto organizzare qualcosa di nuovo, cercare di stimolare Perito, ma anche tutto il territorio ovviamente. Ci sono stati molti bambini e c'è qualcuno che aveva studiato anche su Galileo, quindi è stato per lui interessante vedere Saturno, la Luna, Giove, che sono appunto le prime scoperte fatte proprio da Galileo. E le curiosità sono state tante, oltre a vedere la Luna per la prima volta al telescopio, penso quasi per tutte le persone, così anche gli anelli di Saturno, i satelliti di Giove, ammassi di stelle, stelle doppie. Poi ci siamo divertiti un po' sui nomi delle stelle e il loro curioso significato, che ha interessato tanto gli ospiti. Io sono appassionato di astronomia da circa 20 anni e negli ultimi anni sono riuscito a trasformare questa mia passione anche in un lavoro. E conoscere tante cose del cielo è bello farlo per sé, è ancora più bello quando lo fai insieme agli altri e lo doni anche agli altri. Quindi è stato bello, è bello per me attraverso questo lavoro mettere la mia esperienza diciamo alla disponibilità di tutti quelli che vogliono mettere l'occhio all'oculare. Sì, c'è un sito che si chiama unsaltonelcielo.it, oppure c'è anche una pagina Facebook, e oltre ad eventi pubblici a volte mi dedico anche ad eventi privati, quindi è un modo per regalare il cielo attraverso una festa di compleanno privato oppure giusto per fare un regalo diverso ai propri figli e alla propria persona che si vuole bene. Thank you.